Sono Roberto Melandri e mi trovo con Riccardo Onusto del Team Tubertini per un'uscita di pesca in Alto Adriatico, di pesca a fondo dalla barca. Oggi l'obiettivo di giornata saranno gli spinaroli, dei piccoli squali di fondo che si trovano in genere in Alto Adriatico, il cui momento di passo è proprio adesso, siamo in aprile. Oggi ci troviamo davanti a una pescheria perché dovremo appunto prendere le esche, la pastura, tutto quello che serve per richiamarli sotto la barca. Anche se siamo in aprile e la temperatura è ancora un po' fresca, per mantenere prima le esche e poi magari qualche pesce che peschiamo, il ghiaccio è fondamentale, quindi un po' di ghiaccio va sempre preso. L'obiettivo di giornata è costituito da piccoli squali. Oggi andiamo a squali, sono spinaroli, sono pesci che al massimo raggiungono dimensioni piuttosto contenute, però tutti gli anni, soprattutto in primavera, in questa stagione qui, siamo in aprile, tardo aprile, in genere accostano, si portano vicino alle coste venete e romagnole in branchi abbastanza compatti. Ed è proprio il momento giusto per insidiarli dalla barca. Abbiamo appena passato il Po. In questa zona arrivano prima i pesci più piccoli, i cosiddetti pesci foraggio, sarda, acciughe, che danno la possibilità ai predatori più grossi di raggiungere appunto l'Alto Adriatico in modo stanziale con lo scopo di riprodursi. E nella zona appunto antistante alla foce del Po si riproducono quasi tutte le specie mediterranee, tonni, sgombri, quasi tutte le specie di fondo. È una zona, forse una delle più importanti in Mediterraneo per la riproduzione del pesce. Beh, allora, qua arrivano tutti i pescatori più forti dell'Alto Adriatico. Questo è un gruppo di amici che parte appunto da qua, da Porto Levante, per una battuta di pesca a fondo dalla barca. Loro andranno a pescare merlani, merluzzetti, che è un'altra specie tipica dell'Alto Adriatico, e poi magari a fine giornata confronteremo le esperienze. Ciao Marco, ciao. Bene? Ciao del pesce, insomma. Ma gli spinaroli li metti in moto con la pastura? Sì. Cioè non sono lì, cioè arrivano come gli sgombri. Ma sono lì comunque. Quella sono zona lì. Sì. Pastura e dopo arrivano. Dai, andiamo che... andiamo. Bene, siamo pronti. Riccardo, Marco, il nostro skipper Marco Boccafoglia, che già ci ha accompagnato per diverse uscite alla foce del Po e non solo. Lauro, il nostro esperto locale, pescatore di spinaroli di fama internazionale. Bene, direi che siamo pronti. Il tempo è buono, la giornata si presenta favorevole. Direi che non c'è vento, quindi il mare dovrebbe essere più o meno piatto, quindi le condizioni ideali per ancorarci nel punto migliore delle presure o tenue, come vengono chiamate in gergo locale le zone di fondo detritico che escono dal fango circostante, tipiche di questa zona di mare. L'obiettivo di giornata sono gli spinaroli, sono squali di misura medio-piccola, al massimo raggiungono taglie di 7, 8, 10 kg al massimo come specie, però la misura media che si trova in queste zone è attorno al chilo e mezzo, due, no? Mezzo, due, sì. Che sono già bei pesci.
Siamo in aprile, questa è la zona dove gli spinaroli si concentrano in branchi abbastanza numerosi a 7, 8, 10 miglia da terra, e saranno proprio queste zone qui che oggi andremo a cercare con le lenze, sperando di trovare appunto gli spinaroli. Ciao! Oggi peschiamo sia col nylon sui mulinelli che con del Dyneema, con del trecciato. Però nel caso del Dyneema, gli ultimi metri prima del terminale vengono, diciamo, ammorbiditi con del nylon, in modo da avere meno rigidità sulla lenza. Infatti Lauro sta facendo un nodo di giunzione, questo è un nodo semplice, un nodo uni di doppiatura, e in genere questa doppiatura viene realizzata per circa un terzo della profondità di pesca. Oggi peschiamo ad una profondità di circa 24-25 metri, quindi il tratto di nylon sopra al Dyneema sarà di circa 8-10 metri. Cominciamo a pescare in deriva, a scarroccio, in modo da fare qualche sondaggio sulla zona di fondo detritico per vedere dove sono gli spinaroli. Quindi pescheremo con montature abbastanza lunghe proprio per la pesca in deriva, a scarroccio sul fondo. L'attrezzo che si utilizza per fare questa pesca qui è il cosiddetto anti-tangle. È una specie di tubetto fatto a L aperto, divergente, che permette appunto di pescare con i braccioli entrambi dietro al piombo. Questa è una tipica montatura per la pesca a fondo a scarroccio. Pipetta anti-tangle, piombo agganciato sotto. Il peso del piombo varia a seconda della velocità di spostamento della barca, a seconda se c'è vento o corrente. In questo caso partiamo con 150 grammi, ma può crescere, difficilmente calare, perché comunque la velocità di questa barca oggi è abbastanza sostenuta al momento, c'è vento, quindi andiamo forte. Trave dello 0,50 e due bracciolini che vanno a pescare entrambi dietro al piombo, uno molto corto, della lunghezza di circa 10 cm, e uno un po' più lungo, montato tramite girella in modo da scaricare al massimo le torsioni. Abbiamo visto diverse volte che per attirare gli spinaroli vanno molto bene le attrazioni luminose tipo polipette e perline, e anche qualche paletta rotante che fa appunto richiamo in prossimità del fondo e danno una grossa mano alle esche naturali, che come vedremo saranno a base di sarde e calamari.
Beh, Riccardo, oggi abbiamo detto veniamo a Spinaroli, però insomma, ovviamente in queste zone ci sono anche dei pesci forse più interessanti, no? Perché un scorpione è sempre un bel pesce, una bella cattura da Bolentino. Primo pesce della giornata, mio, ecco. È un maschio, vedi, questi qui, come tutti gli squali, squali ha due peni, è una caratteristica degli squaliformi. Vai! Questo è un altro innesco che utilizziamo molto per pescare gli spinaroli, che sono pesci che hanno un olfatto molto sviluppato, quindi vanno sul fondo col naso, diciamo, col muso a setacciare il nutrimento. La sarda sfilettata, girata e legata sull'amo è molto efficace perché ha le parti interne del pesce esca rivolte verso l'esterno e quindi gli umori, il sangue riescono ad andare a cercare il pesce meglio. È fondamentale per fare questa operazione il filo elastico, in maniera da fissare benissimo l'innesco sull'amo, altrimenti si può muovere e perde molta efficacia. Ma tu vuoi che lo perda? Te vuoi proprio che lo perda? Che lo inguardiniamo, lo dici? No. Vai. Abbiamo preso uno scorfono, abbiamo preso gli spinaroli, questo è un altro abitante tipico delle presure dell'Alto Adriatico. Dobbiamo andarci proprio piano piano. Questo non lo bacio però, eh. Un altro merluzzetto, uno scorpanino. Ah, un altro merluzzetto, siamo passati su un branco di merluzzetti, Riccardo. Su un branco di merluzzetti super affamati, perché attaccarsi a quegli ami lì, questo qui è un pezzo di roccia, di concrezione coralligena, con cui sono formate le zone di sporco, come chiamano qua, tenue. Sono tutti microcoralli che col tempo si sono formati. Formano appunto tane, rifugio per tante specie.
6-7 miglia dalla costa, proprio davanti al delta del Po, nella zona denominata del rigasificatore, quella gigantesca piattaforma lì, infatti è una grande struttura che serve per trasformare il metano dallo stato solido, liquido, a quello gassoso. È stato installato in una zona di fondo duro, meno molle del solito, appunto perché le sue strutture siano più stabili, e allo stesso tempo comunque questa zona qui, essendo dura, richiama parecchie specie di pesci, come appunto gli spinaroli. Infatti qui ci sono diverse zone di presura, di tenua, come viene chiamata in zona. L'importante è non avvicinarci a meno di 1500 metri dalla struttura, perché sennò si va incontro a sanzioni, quindi non è proprio il caso. Comunque le zone di pesca sono numerose, ce ne sono tante anche fuori, ai margini, quindi non abbiamo problemi. E questa volta siamo passati decisamente sul branco degli spinaroli. Abbiamo fatto una pescata di spinaroli. Ecco un altro pesciolino, un po' più bellino di quello di prima. Vieni. Siamo arrivati proprio sul posto buono degli spinaroli. Vuoi guadino, Marco? No, ogni calata di canna è un pesce. Più bello? Un 50 grammi in più. Ah, neanche. Ma no, piccola. Questo qui ha fatto. Poi è un modo di combattere che è un po'. Ha fatto un intrigo. Un po' particolare. Questo va preso con piano perché. Lo spinarolo è un pesce dalla bocca buona, diciamo che mangia un po' tutto, però le esche migliori sono alla fine sempre quelle, cioè sarda, calamaro e acciughe. Tutte esche molto saporite che alla fine hanno il pregio di essere efficaci, se montate bene rimangono bene sull'amo e sono molto saporite. La sarda comunque è l'esca alla fine che viene utilizzata di più, è quella che rende, che offre il maggior numero di catture. Si può montare sia intera che tagliata a pezzi, a seconda della dimensione degli esemplari che sono in zona. L'innesco da spinaroli più classico comunque è senza testa, cioè la sarda si priva della testa, quindi si riduce un po' come dimensione e poi si monta sull'amo o sugli ami, in questo caso abbiamo due ami. Sempre fissata con l'apposito filo elastico. È importante che la punta dell'amo comunque esca dall'esca. Questa è una lenza che abbiamo un po' arricchito con attrazioni di vario genere, perline luminose, luminescenti, palette ondulanti, tutti accessori che soprattutto nella pesca a scarroccio hanno il pregio di attrarre i pesci anche da lontano, visto che comunque peschiamo in acque abbastanza torbide. Anche l'acciuga è molto efficace, un'esca molto saporita. Praticamente alla pari della sarda. Anche questa, soprattutto se è di grossa dimensione, la priviamo della testa e poi la montiamo sull'amo. In questo caso ne abbiamo uno solo, quindi passeremo l'amo per la parte anteriore, facciamo sempre uscire la punta dell'amo e cominceremo a legare con il solito filo ferma esca.
Anche in questo caso gli abbiamo messo un po' di perline luminose, gialle fluorescenti, che hanno sempre il pregio di, come dicevamo, di attrarre il pesce soprattutto sui fondali limacciosi, opachi, scuri dell'Alto Adriatico. Maschio, una taglia media, medio grande per la zona, un pesce da circa un chilo e mezzo, quindi si può considerare già un bel pesce. Combattono anche abbastanza, insomma, danno qualche bella testata, sono pesci divertenti. Sono pesci tra l'altro molto belli perché, insomma, la livrea dello squalo è sempre molto caratteristica, molto elegante. Beh, adesso lo liberiamo perché sennò poveretto soffre troppo. Abbiamo pescato, è stata una giornata magnifica, abbiamo trovato tanti spinaroli, pesci che volevamo trovare, volevamo prendere, poi abbiamo trovato anche degli amici molto ospitali. No, c'è lui. No, ce l'ha già. Trovato. No, ce l'ho. Salumi, birra, un po' di tutto. Alla fine anche dolce. Meglio di così? Io ce l'ho. Dotata di pipetta antitangalo, pipetta divergente, è molto pratica soprattutto per pescare in deriva come alla fine abbiamo fatto oggi. Reca un lungo svolazzo sottostante di circa 150 cm e due braccioli che pescano entrambi dietro al piombo, uno più lungo finale e uno un po' più corto a circa 50 cm dal primo. In entrambi i casi abbiamo montato due ami, siccome avevamo esche piuttosto voluminose, uno circle da 1-0 e uno a gambo lungo dritto da 2-0. Il trave è formato da nylon dello 0,60, mentre i braccioli sono in fluorocarbon dello 0,55. Le perline luminose e le palettine iridescenti o metalliche per questa pesca sembra funzionino molto, infatti oggi hanno catturato soprattutto le lenze arricchite con questo genere di attrazioni. L'altro calamento che abbiamo usato oggi è quello classico da bollentino, cioè formato da un unico bracciolo che pesca in posizione sotto al piombo, lungo circa 70-80 cm, in questo caso dotato di un solo amo, sempre a gambo lungo del numero 2-0. Perline e perline non fa mai male in questa pesca qua, abbiamo visto. Lo spessore del bracciolo finale è uno 0,50-55 fluorocarbon. L'importante è che sia fluorocarbon perché tiene di più l'abrasione e quindi la dentatura degli spinaroli fa più fatica a inciderlo. Questo è lo snodo, trave un po' più grosso, piombo da 100-150 grammi
delle volte anche più, anche maggiore, perché dipende molto dalla velocità di deriva. Oggi c'era poca onda, poco vento, poca corrente, quindi si pescava con piombi abbastanza di peso limitato. Questo è un calamento un po' particolare, nel senso che abbiamo voluto irrigidire la base del bracciolo con uno spezzone dello 0,80, montare una girella con i rivetti, con le capsuline, ed avere l'ultimo tratto del calamento intercambiabile, in filo più sottile, 0,55 come avevamo detto. In questo modo è possibile intercambiare l'ultimo pezzo del trave, del calamento, e lo spezzone più rigido permette di scostare, di rimanere più scostato il bracciolo rispetto al trave. Quindi abbiamo diversi benefici, oltre che avere una maggiore robustezza alla base dello snodo. Un altro sistema per rendere la lenza antitaglio è questo, cioè rinforzare gli ultimi 10 cm sopra l'amo con del Dacron. Un sistema già utilizzato per pescare le palamite o comunque tutti i predatori dotati di dentatura. Questo è un sistema forse più sicuro rispetto al fluorocarbon, c'è soltanto da impazzire un po' per fare il nodo di giunzione, ma comunque lo ritengo sicuro ed efficace. Oggi abbiamo utilizzato anche l'incicu, abbiamo visto che anche questa esca artificiale funziona benissimo con gli spinaroli. Ovviamente con l'ultimo tratto rinforzato in Dacron, antitaglio, e arricchita di un trancio di esca naturale o di un filetto di sardina. Il Cabura praticamente è un'esca che è nata per essere utilizzata senza richiamo naturale, però rende moltissimo con l'aggiunta di un filetto di pesce, una sardina. E si è mostrato una volta di più vincente anche con gli spinaroli. Ragazzi, ancora una volta l'Adriatico ci ha sorpreso, perché Lauro ci aveva detto che c'erano gli spinaroli, ma così tanti non pensavo. È stata veramente una giornata fantastica in tutti i sensi. Siamo partiti che tra l'altro c'era un po' di nuvolo, stamattina spiovigginava, c'era vento, adesso è praticamente estate, insomma una giornata veramente speciale. Una giornata migliore non potevamo scegliere. La quantità di pesce è stata abbondante, vuol dire. Direi, hanno preso un certo numero di spinaroli, abbiamo preso qualche altro abitatore, sì, un grongo, un bello scorfano, qualche merluzzetto, insomma ci siamo divertiti, abbiamo fatto un bel po' di rilasci, come è giusto fare, perché questi sono squali che sono a rischio di estinzione, si sembra, quindi è giusto liberarli. Bene ragazzi, allora anche per oggi dall'Adriatico è tutto, grazie e alla prossima. Ciao, ciao a tutti. Ciao. Ciao.